Rinaldo, davvero un brutto spavento. Com'è andata questa caduta ai Paesi Baschi? Sì, questa volta sinceramente mi sono vista brutta, forse molto più di quando mi sono rotto la gamba nel 2010. È stata una caduta un po' brutta perché anche non avevo potere di niente in quel momento lì, stavo bevendo con una mano, ho trovato una borraccia in terra e al momento che ho preso la borraccia con la bici ho perso anche l'altra mano d'appoggio e sono caduto a terra rovinosamente. Nel momento che sono caduto a terra sono andato a sbattere anche contro una macchina che era ferma a bordo strada ed è lì che mi sono fratturato la scapola. Ti ha salvato il casco protettivo? Sì, ho preso una bella botta anche alla testa, il casco si è rotto completamente, si è spaccato, però come ho detto sono rimasto sempre cosciente. Sinceramente il dolore era abbastanza forte solo alla spalla, ho capito subito che c'era qualcosa che non andava, anche se il dottore in un primo momento mi aveva detto che forse non c'era niente di rotto, ma sinceramente io l'ho capito subito, era un dolore molto forte, non riuscivo a muovere la spalla e dopo quando sono arrivato in ospedale mi hanno dato la conferma. Adesso cosa prevede il tuo programma per riabilitazione? Insomma, ci sarà anche un'operazione, no, alla quale ti dovrai sottoporre? Sì, ho ricevuto una telefonata poco prima di adesso. Normalmente dovrei essere operato lunedì pomeriggio ad Acqui Terme e spero che tutto vada per il meglio e che possa ritornare al più presto in bici. Ti sei già fissato in rosso una data sul calendario? Ma io sinceramente spero che almeno a fine di questo mese di poter già ricominciare a fare un po' di rulli a casa e poi primi di maggio di poter magari iniziare ad uscire in bici. Bocca al lupo allora. Crepi il lupo, grazie.